Ciao da Alex. Ciao da Andrea. E benvenuto in questo nuovo video. Siamo il fondatore di Gruppo Garanzia Immobiliare, autore del libro Ignoranza Immobiliare che puoi trovare su Amazon. In questo video ti vogliamo parlare di vendere casa da privato e soprattutto dei documenti necessari per farlo. Quindi quali sono i documenti necessari perché una compravendita tra privato vada a buon fine? Dove possono nascondersi i tranelli? E soprattutto come faccio a difendermi ed essere sicuro al 100% di non dimenticare niente? In questo video trovi tutti i documenti che ti servono e come fare a procurarteli, anche se non sei un geometra o un architetto, senza perdere tempo e cercare di rischiare di svendere. Tutti o quasi tutti i proprietari di casa ovviamente pensano che l'elemento più importante di una vendita sia il prezzo dell'immobile. Per carità, il prezzo ovviamente è molto importante e non possiamo dire di no, ma oltre a quel parametro ce ne sono ovviamente tanti altri, e uno è il tempo. Perché si può trovare un accordo sul prezzo, ma se non si trova un accordo sui tempi di vendita non si fa nulla. Il terzo elemento che è anche quello più importante, sì, ovviamente sono i documenti. Tanti se lo dimenticano, ci pensano solo quando magari sono sicuri di avere una trattativa, però è un parametro molto importante, insomma, ecco. Nella maggior parte dei casi la preoccupazione dei documenti avviene solo dopo magari aver firmato una proposta, un preliminare, e anche magari su indicazione, insomma, di qualche esperto, professionista o di qualche amico a cui hai chiesto. Ma non c'è cosa più sbagliata di questa. Il primo passo che fai quando vendi casa deve essere il controllo dei documenti, perché anche se nessuno te lo dice così chiaramente, quando firmi una proposta o un preliminare ti prendi la responsabilità che tutti gli incartamenti dell'immobile siano perfetti, dalla posa della prima pietra fino ad oggi praticamente. E vale anche se abiti in un condominio, cioè durante la vita di un immobile molti professionisti prendono in mano le carte che lo riguardano. Purtroppo però non tutti sono perfetti come in tutti i lavori in quello che fanno, e ti puoi trovare a dover risolvere praticamente problemi all'ultimo minuto con il fiato sul collo dell'acquirente e con i giorni contati. Solitamente infatti i problemi a chi vende privatamente nascono quando esce il perito della banca di chi compra e che si accorge che qualcosa non va. Purtroppo il tempo è già agli sgoccioli in questo caso e risulta quasi sempre impossibile sistemare le carte in tempo. Così ti esponi a richieste di penali, di risarcimento, di avvocati che avresti potuto evitare. Quindi quali sono i documenti che ti devi procurare e come fare per averli? Partiamo con un elenco che abbiamo inserito. Il primo documento che devi avere è la conformità urbanistica, la conformità catastale, l'attestato di prestazione energetica e ovviamente i documenti del condominio. Ma comincio a spiegarteli un po' meglio. Ovviamente ottenere la conformità urbanistica vuol dire verificare tutto ciò che è stato depositato e approvato dal comune e ovviamente che non ci siano documenti incompleti o sbagliati. Quindi devi procedere richiedendo un accesso agli atti presso il comune dove si trova l'immobile e recuperare una copia di tutti i documenti, progetto, originario, approvato, sanatorie, permessi di costruire, certificazione degli impianti se ovviamente sono disponibili. Sappiamo che può sembrare una cosa impegnativa, e in realtà un po' lo è, perché sì, ci vuole veramente tanto tempo, devi andare tante volte in comune, devi investirci molto tempo. E anche un po' di conoscenza. Sarebbe meglio affidarsi ad un professionista per questo, ma se arrivi fino alla fine del video abbiamo ovviamente la soluzione per te. E ottenuti questi documenti, quindi si procede poi con la conformità catastale, che è la seconda della lista che ti abbiamo fatto. Quindi bisogna richiedere ad un tecnico, ad un notaio, vedi chi ti è più facile raggiungere, le planimetrie catastali aggiornate della casa e le visure. Quando hai anche copia di questi documenti devi verificare che l'ultimo stato della casa approvato dal comune, quindi, e le planimetrie del catasto corrispondano al 100% al tuo immobile, allo stato di fatto. Deve essere un controllo preciso, perché anche per centimetri ci è capitato di vedere persone per mano di avvocati. Per questo ti dicevamo che affidarti ad un tecnico sarebbe la cosa più indicata. Oltretutto, se trovi il testo dell'articolo non è specificato, ma verifica anche che la visura abbia i codici fiscali giusti, le intestazioni giusti, i civici giusti, perché anche questo può essere un elemento perché tu sia in difetto quando vendi casa. Sì, in modo tale che tu sia ovviamente perfetto. Il terzo documento che devi assolutamente avere prima di partire con la vendita è l'attestato di prestazione energetica, detto anche APE. E diciamo che è quel documento che dà una classe espressa con la lettera A, B, C fino alla G, sì, in base ai consumi del tuo immobile.
Lo devi avere prima perché è obbligo di legge indicare la classificazione dell'immobile in ogni annuncio o cartello quando lo esponi esternamente. Rivolgendoti ad un tecnico puoi avere tutto nello stesso pacchetto, quindi ti può fare sia quello che abbiamo detto prima, quindi le verifiche catastali, sia ovviamente la urbanistica catastale e anche l'APE. Quindi gli ultimi che abbiamo elencato sono i documenti che riguardano il condominio. Quindi se abiti in un condominio devi procurarti ovviamente due cose. La prima è una dichiarazione dell'amministratore che certifica se tu sei in regola con tutti i pagamenti e delle spese condominiali. La seconda è se sono esistenti delle morosità del condominio, cioè dei soldi di spese condominiali che non sono stati pagati da altre persone, ma che resteranno al carico del condominio stesso. Ti racconto una storia personale, tu immagina, io sono un agente immobiliare, ti racconto la mia storia personale, ho comprato attraverso un altro agente immobiliare perché ovviamente mi sono fidato del professionista per il luogo del posto, perché non ero esperto del settore, quindi ho chiesto aiuto a un professionista e in fiducia ho scoperto dopo 4-5 mesi che mi è arrivata la lettera dell'amministratore che c'erano 10.000 euro di spese non pagate, che c'era una causa in corso, però in quel caso là per il condomino moroso avrei dovuto comunque pagare io e solo quando la causa sarebbe andata a buon fine mi aspettava quello che mi aspettava, però capite che l'ho presa non bene. Che poi se il condomino moroso non ha pagato fino adesso potrà rivalersi su qualcosa, insomma, la causa. Diciamo che è una cosa molto complicata, però mi ha infastidito molto, nonostante ero del settore e avevo l'esperienza, fidandomi. La cosa migliore era richiedere, come abbiamo detto in questo caso qua, il secondo documento, cioè il certificato garantisce che non ci sono spese e il certificato garantisce che non ci sono condomini morosi. O se ci sono, se magari sei in un condominio grande e quindi è meglio conoscere l'importo, insomma, perché siccome restano a carico del condominio, certo, e del potenziale acquirente che entrerà nella tua casa, insomma, che ne sia a conoscenza e fare in modo che firmi magari questa conoscenza, insomma, ecco. Fare tutto questo è difficile, lo capiamo, ma non siamo qui a dirti di affidarti ad un'agenzia, perché se hai cercato come vendere da privatamente quali sono i documenti non vogliamo forzare la mano. Se hai scelto di vendere privatamente i tuoi buoni motivi, insomma, ecco. Quindi per aiutare i privati a vendere in sicurezza e con tutte le carte in regola, io e Alex, che come scopo primario, insomma, è evitare che le persone cadano nei tranelli del mercato, insomma, o sbaglino, quindi che nascano problemi quando si vede la compravendita immobiliare con l'agente immobiliare o senza, abbiamo messo a disposizione il servizio di certificazione dell'immobile che noi stessi utilizziamo per i nostri clienti. Questo ti consente di ottenere tutto quello che ti serve e ad un prezzo agevolato dovuto ai grandi numeri che forniamo ai tecnici che se ne occupano per la nostra azienda. Quindi se desideri conoscere e ottenere questo servizio anche per il tuo immobile, abbiamo messo il link perché tu possa usufruirne. E quindi speriamo di essere stati utili con questo. Abbiamo fatto un bel riassunto video, insomma, ecco, con questo video di quello che ti serve. E condividi, commenta se vuoi commentare e dire la tua. Seguici sui nostri canali. Speriamo di esserti stati di aiuto e ci vediamo presto nel mercato immobiliare.